serata pochi minuti alle ore 9 con la gara master maschile M50 e oltre 4200 metri, ore 9.40 master maschile categoria 35-40-45 6200 metri, ore 10.30 la categoria master femminile 4200 metri, alle ore 11.10 la gara riservata alla categoria allieve, alle 11.40 gli allievi, alle 12.15 juniores internazionale maschile, alle ore 13 la cerimonia della sfilata delle nazioni, alle 13.30 junior promesse senior internazionale femminile, alle 14.15 l'ultimo atto, la 90ª edizione del cross 5 mulini. Vi è passata la storia, è passata tutto quello che riguarda il grande cross, la grande corsa campestre, così chiamata fino a pochi anni fa, il cross che qui ha scritto pagine davvero importanti di tradizione vera. Sono le 8.46, invitiamo già fin d'ora alla prima gara gli atleti delle categorie M50 e oltre di avvicinarsi alla zona di partenza. Il mondiale buongiorno, va rivolto a tutti i volontari e tanti sono impegnati nella buona riuscita di questo compleanno davvero straordinariamente grande, importante, immenso, 90ª edizione. Il più mondiale buongiorno, buon lavoro ai signori giudici di gara, sistema di cronometraggio ufficiale affidato a TDS e buongiorno, buon lavoro a tutto il servizio medico, a tutte le forze dell'ordine che sono impegnate oggi in questa seppur fredda di buon mattino del resto, ma soleggiata giornata di grande cross, di grande tradizione. L'Unione Sportiva San Vittorio Lona 1906 ad organizzare questo appuntamento di cui è passata, come già detto, la storia, ma è un evento questo che è inserito nel calendario gare World Athletics Cross Country Tour Gold, che sono due le gare in Italia che si possono pregiare di questo titolo. Il 6 di gennaio il 64esimo Campaccio e oggi alla 90ª 5 Mulini, circuito che è iniziato a Cardiff il 16 di ottobre e che si concluderà a Seraviglia in Spagna il 6 di marzo. 8.47, prima gara, pronti via alle ore 9.00.